Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi secondo video tutorial in collaborazione con la BBCraft. Come sapete, nel primo tutorial ho realizzato i segnalibri che vi lascio in un piccolo video dove vi mostro come sono. Vi ricordo che per la BBCraft il codice sconto è Antonia5, avrete 5 dollari di sconto su un carrello da 40 e dopo i 25 dollari di acquisto la spedizione è gratis. Direi molto conveniente. Quello che andremo a fare oggi, andrò a lavorare queste basi in legno. Quando lavorerò i manici, vi farò vedere anche quello che realizzerò. Intanto vi faccio vedere il codice di questo prodotto e andiamo con il tutorial. In queste basi in legno, in un set ci sono 4 pezzi. Uno l'ho già realizzato e vi farò vedere dopo. Andrò a realizzare questo. Avremo bisogno quindi della base, 2 numeri di uncinetto, quindi 4,5 e 5,5. Questo perché il 5,5 nei fori non passa, quindi dovremo prendere per forza un uncinetto più piccolo. E poi andrò a fare la lavorazione con questo filato elastico. Prendiamo il nostro cerchio. Quindi anche il nostro filato lo posizioniamo in questo modo, vado con l'uncinetto all'interno e vado ad uscire il filo. Vi assicuro che esce. Ecco qui. Andiamo a fare tutto intorno un giro di maglia bassa. Quindi inserisco all'interno, prendo il filo, esco fuori e faccio una maglia bassa. Purtroppo, come vi dicevo, il filato è spesso, l'uncinetto è più piccolo e quindi è un po' difficile da tirare il filato, ma dovremo farlo per forza perché altrimenti nei fori non entra. Mentre facciamo questo giro, cerchiamo di mantenere il filo all'interno del lavoro. Quindi procediamo, vado a prendere il filo, lo usciamo e facciamo una maglia bassa. Facciamo il giro tutto intorno. Facciamo l'ultima maglia, quindi fare l'ultima maglia bassa, ecco qui, e andiamo a chiudere. Tiriamo questo, giriamo, andiamo a prendere il filo, un attimo di pazienza, ecco qui, vado a prenderlo e lo faccio passare all'interno in questo modo. Ecco qui, passato all'interno, giriamo nuovamente il lavoro, in questo modo, lasciamo questo, mi inserisco
nella prima maglia che abbiamo fatto, prendo il filo, come vi dicevo, prendo il filo, purtroppo la telecamera in questo modo, vado a prendere quello che avevamo preso prima e vado a fare la maglia bassa in questo modo. Cambiamo uncinetto, prendiamo quello da 5,5 e facciamo la lavorazione. Facciamo un punto incrociato con le maglie basse. Quindi abbiamo fatto la prima maglia bassa, io torno indietro. Scusate. Intanto facciamo questo lavoro qui in modo da che le maglie si posizionano in questo modo. Dicevo, abbiamo fatto la prima maglia bassa, torno indietro, prendo il filo e faccio l'altra maglia bassa. Ora vi faccio vedere meglio. Allora, non entro in questa, ma in quella dopo, prendo il filo e faccio una maglia bassa in questo modo. Ora vado in quello che abbiamo saltato, nel punto che abbiamo saltato, riprendo il filo e faccio di nuovo una maglia bassa. Mi ripeto, salto questo punto, vado in quello dopo, prendo il filo e faccio una maglia bassa in questo modo, vado nel punto che abbiamo saltato, prendo il filo e rifaccio una maglia bassa. Questo è il lavoro che faremo. Vediamo così se vi faccio vedere meglio. Quindi salto questo punto, perché questo l'abbiamo già lavorato, vado in questo, cercando di tenere il filo un po' più tirato. Facciamo in questo modo, prendo il filo e faccio la maglia bassa. Ora entriamo in quello che abbiamo saltato, nel punto che abbiamo saltato, prendo il filo e faccio un'altra maglia bassa. Incrociamo le due maglie basse. Ancora salto questo punto, vado in quest'altro, faccio la maglia bassa. Capitemi che per me è molto difficile con la telecamera, perché non è un piccolo lavoro, ma poi nell'inquadratura non ci sta. Poi entro in quello che abbiamo saltato e facciamo di nuovo la maglia bassa. Ora ecco qui il lavoro. Faccio gli ultimi due punti per poi chiudere e passare al giro successivo. Questo, faccio la maglia bassa, torno in quello che abbiamo saltato e rifaccio la maglia bassa. Ora tiro leggermente il filo e lo vado a riprendere in questo modo. Qui inserisco qui.
tiro, mi aggancio qui e tiro all'interno del, speriamo che si veda bene, lo tiro all'interno qui, ecco qui, per chiudere questo giro, ecco qui. Ora dovremo riprendere il giro in questo modo, mi inserisco nello stesso foro, prendo il filo, lo esco. Prendo anche il cappietto che si trova dall'altra parte e faccio la maglia bassa. Torno nel foro di dietro, prendo di nuovo il filo e faccio l'altra maglia bassa. E questo è il primo punto che abbiamo fatto del nuovo giro. Ora saltiamo questo foro, ci inseriamo in questo, facciamo la maglia bassa in questo modo, torno nel foro che abbiamo saltato, nel punto che abbiamo saltato e rifaccio la maglia bassa. Non avendo l'attrezzatura adatta, fare questo tutorial è un'impresa. Vi faccio rivedere un'altra volta il punto. Faccio la maglia bassa in questo punto sottostante, in questo modo. Mi inserisco nel punto che abbiamo saltato e rifaccio la maglia bassa. Guardate come viene. Andiamo avanti, faccio vedere un'altra volta. Salto questo punto, mi inserisco in questo punto, faccio la maglia bassa. Il colore del filato si vede nero nella telecamera, comunque è un verde scuro. Vado in questo punto che abbiamo saltato e rifaccio la maglia bassa. E questo è il lavoro che faremo. Io proseguo e ci vediamo poi alla fine del giro. Vado a fare l'ultimo punto per questo giro, quindi mi inserisco qui, faccio la maglia bassa, torno indietro e rifaccio la maglia bassa, tiro un pochettino il filo e vado a chiudere come abbiamo fatto prima. Mi inserisco qui, guardate, prendo il filo e lo vado ad uscire. Ecco qui. Abbiamo fatto anche questa chiusura. Ora vado, come ho fatto prima, sempre nello stesso punto, vado a prendere il filo in questo modo, prendo il cappietto che avevamo tirato prima. In questo modo. E vado a fare la maglia bassissima. Esco il cappietto che avevamo preso prima, in questo modo. E ora cominciamo a fare il giro. Adesso faremo l'ultimo giro in un modo diverso. Io non li ho lasciati così bassi perché li utilizzerò come portacaramelle, cioccolatini. Se naturalmente voi volete usarli in un altro modo, continuate il giro fino all'altezza che volete.
Per fare l'ultimo giro, quindi abbiamo detto, abbiamo fatto una maglia bassissima. Prendo il filo, lo passo intorno all'uncinetto, vado nel punto successivo e faccio una maglia bassissima. Faccio rivedere, ho fatto il punto bassissimo, prendo il filo, lo giro intorno all'uncinetto in questo modo, vado nel punto successivo, prendo il filo e faccio una maglia bassissima in questo modo. Ancora passo il filo intorno all'uncinetto in questo modo, entro nel punto successivo e faccio una maglia bassissima. Faccio rivedere, il filo lo passo intorno all'uncinetto in questo modo. Entro nel punto successivo, prendo il filo e faccio una maglia bassissima. Facciamo il giro in questo modo. Questo è il lavoro che risulterà man mano che lavoriamo. Vado a fare l'ultimo punto, quindi passo il filo dietro l'uncinetto, mi inserisco, prendo il filo e faccio la maglia bassissima. Quindi tiro leggermente il filo per andare a prenderlo all'interno del lavoro per fare la chiusura. Quindi mi devo inserire in questo. Qui vado a prendere il filo e lo tiro all'interno e tiro il più possibile. E così abbiamo fatto la nostra chiusura. Ora vado a tagliare il filo e con il filo vado a passare un poco nella lavorazione per fermare il tutto. E questo sarà il nostro risultato del porta cioccolatini. Questo è il risultato del lavoro che abbiamo fatto e questa è l'altra colorazione che avevo fatto in precedenza. Ecco qui due porta cioccolatini o caramelle. Questo è il codice del set per fondi in legno. Vi faccio rivedere naturalmente il codice sconto che è Antonia 5. Avrete 5 dollari di sconto su un carrello da 40 e dopo i 25 dollari non si paga la spedizione. Per questo secondo video tutorial è tutto. Io vi saluto, per qualsiasi informazione potete contattarmi. Ciao e alla prossima. Ciao a tutte!